Benvenuti amici di Smart Revolution alla nuova puntata della nostra rubrica dedicata alla Google Chromecast. Quest'oggi andiamo a recensire probabilmente uno dei giochi più simpatici disponibili per la Google Chromecast, ma allo stesso tempo più semplici. Un gioco che sicuramente vi farà ritornare indietro nel tempo, ai tempi delle sale gioco. Stiamo parlando di Pongcast, cioè il classico tennis appunto dei tempi delle sale gioco con le due barrette e la semplice pallina con lo sfondo nero. Andiamo ad aprire l'applicazione, in alto a destra troviamo appunto la Chromecast, ecco, io l'avevo già connesso, andiamo a riconnettere, eccoci qua. Vedete, non bisogna fare altro che premere appunto sulla Chromecast che abbiamo selezionato, clicchiamo su Play. Come potete vedere, eccoci qua, viene creato subito il campo di gioco, dovremo poi andare a cliccare su Play ed ecco partiti, vedete i comandi che vengono a schermo e non bisognerà poi fare altro che giocare a classico Pong. È possibile ovviamente andare a selezionare anche la velocità del gioco. È possibile anche alzare il volume e soprattutto è possibile anche connettere all'interno della stessa interfaccia di gioco un secondo giocatore, quindi non giocare contro la Chromecast, ma andare a giocare contro un proprio amico. Basterà infatti che l'amico in questione abbia sul proprio dispositivo l'applicazione Pongcast e che si colleghi in contemporanea con noi sulla Chromecast su cui ovviamente stiamo eseguendo il gioco. Come potete vedere è un gioco che va abbastanza bene, certo in base alla connessione internet ogni tanto c'è qualche rallentamento dei cursori, però insomma devo dire che una volta presa la mano si riesce tranquillamente a giocare ed è davvero molto divertente, ed è davvero molto bello poter giocare contro i propri amici, insomma è un gioco che ha una certa longevità, nel senso vi permetterà una volta che vi sarete, che avrete preso la mano, di poter fare davvero tante partite, di passare magari un paio d'ore divertenti con i vostri amici. Un gioco semplicissimo, insomma questo è uno dei giochi più famosi dell'epoca delle sale gioco, ma come sapete i grandi classici non muoiono mai e sono sempre 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 molto divertenti. Funziona molto bene, non perde praticamente mai la connessione e l'ho provato sia sul mio Z Ultra che sul mio tablet, il Note 10.1 edizione 2014, nessunissimo problema di compatibilità. Insomma, un gioco che può davvero farvi divertire insieme ai vostri amici. Bene, io per questa puntata della rubrica dedicata alla Chromecast ho concluso, vi do appuntamento alle prossime recensioni e la Smart Revolution continua.